Rispetto alle precedenti variazioni di bilancio, per le quali mi sono astenuto e che potevano avere anche una loro ragion d'essere, quando vedo variazioni di bilancio relative ai lavori pubblici e in particolar modo relative alla manutenzione delle strade, beh, io noto una approssimazione profonda da parte dell'amministrazione comunale, una incapacità di programmare che viene colmata, questi deficit, queste lacune, vengono, come dire, tappate queste falle attraverso queste variazioni di bilancio che, seppure possono avere una loro logica, un loro perché, una loro essenza, però, ripeto, denotano questa incapacità di programmazione. È evidente, è sotto gli occhi di tutti la situazione dei lavori pubblici presenti in città. Ripeto, si naviga a vista, si tamponano le emergenze e quelle emergenze poi giustamente bisogna tamponarle attraverso variazioni di bilancio. La variazione di bilancio è proprio un qualcosa di straordinario, è come dire l'ultima ratio, è un provvedimento appunto urgente, indispensabile, ma laddove veramente c'è l'impellenza, laddove veramente parliamo di una situazione per alcuni aspetti imprevedibile, di tal che bisogna appunto risolvere quella situazione. Ma nel momento in cui qui quello che dovrebbe essere un qualcosa di programmato invece non riesce ad essere programmato e per sopravvivere ha bisogno di questi spostamenti, di questi flussi di denaro, proprio come se fosse una nave in cui c'è una falla, un vestito in cui c'è una toppa, in cui c'è un buco, e allora ecco che si mette la classica pezza, la classica toppa, la classica pezza a colore. Per cui ovviamente voterò contro questa variazione di bilancio, non tanto nel merito, quanto proprio nella metodologia, quanto proprio nell'approccio di metodo dell'amministrazione comunale rispetto a quelle problematiche afferenti ai lavori pubblici e in particolar modo alla manutenzione. Un'amministrazione che non sa fare neppure la manutenzione ordinaria, non parlo di straordinaria, ordinaria. Faccio un esempio per tutti e vorrei che l'assessore ai lavori pubblici fosse presente, ma vedo che è assente in aula. E se in bagno evidentemente hanno un effetto diuretico le mie parole, e, dicevo, se noi consideriamo la situazione di via Duomo 100, tanto per dirne una buca, una voragine che si è aperta da un mese e all'interno di questa buca, di questa voragine è anche caduto un bambino di 3 anni, ci sono i referti, non sono fantasie. Beh, scusatemi, se un'amministrazione non è in grado di dare risposte a queste emergenze e quando si sforza, quando viene messa tra virgolette spalle al muro rispetto a queste situazioni e si vede costretta a dover mettere mani ai conti e a dover operare degli spostamenti, delle variazioni di bilancio proprio per sopperire a quelle carenze programmatorie, beh, a questo punto, che dire, non si può non votare contro. Ecco, avrei voluto la presenza dell'assessore Ciraci, assessore ai lavori pubblici, visto che stiamo parlando di lavori pubblici, e il sindaco assente, il vice sindaco assente, tutti assenti, abbiamo solo l'assessore Viggiano presente in aula. Allora io sarebbe anche giusto, Presidente, non è certamente colpa sua, per l'amor del cielo, però io penso che un consiglio comunale, l'organo consiliare debba interfacciarsi con l'esecutivo
E quando l'esecutivo non ha presenze, quando i banchi della Giunta sono, tranne, ripeto, l'assessore Viggiano, tristemente e miseramente vuoti, beh, questo vuol dire che quella che è l'azione del Consiglio Comunale, delle commissioni e quant'altro, non hanno il loro front office, non hanno il loro soggetto con cui appunto interloquire e interfacciarsi. Questa è Taranto, un'amministrazione politica fantasma. Sono lì assenti i fantasmi. Guardateli tra i banchi della Giunta.